Siamo arrivati a un punto focale, l'occhio del bestiolo, da dove si proietta il suo spirito. Lo specchio d'acqua riflette il paesaggio attorno, raddoppia e mostra visioni inattese, giocando con la luce e le ninfee sul fondo. Non dimentichiamo che l'arte degli effetti speciali nei giardini era in costante dialogo con la scenografia teatrale e si nutrivano a vicenda. La buia galleria di fronte, che collegava al piano superiore della villa, era complementare a questa offerta alla luce. È possibile che l'architetto si sia ispirato a un disegno settecentesco di Francesco Muttoni, attuato nella villa Fracanzani di Orgiano, dove una simile galleria passa sotto il manto stradale per approdare in seguito in un'area circolare, in un piccolo teatro all'aperto. Dal buio alla luce. Il passaggio sotterraneo a Sant'Orso riannoda i molti fili della rigogliosa progettualità di Antonio Caregaro Negrin, dando un senso compiuto alla dimensione simbolica dell'architettura e del paesaggio. Sembra toccare con mano la metafora dell'occhio, emblema della spiritualità massonica, molto in voga tra il 7 e l'800 anche nel mondo culturale vicentino. La biancheggiante circolarità del belvedere evoca il chiarore dell'iride, mentre sul laghetto peschiera riverberano i riflessi della natura circostante. L'acqua incontra in una gioiosa danza il fuoco del sole, il soffio dell'aria e la polvere leggera della terra. Una sorta di passaggio iniziatico. Avvicinarsi alla pupilla, centro emotivo e conoscitivo del parco, dopo aver superato il breve percorso al buio, ha il valore di una rivelazione inattesa, di una rara e preziosa epifania di luce, al contempo atmosferica e interiore. Proprio qui, nell'occhio del bestiolo, è sintetizzato il progetto del nostro caro architetto, Antonio Caregaro Negrin. Si rende esplicito il collegamento con la villa di Alessandro Rossi e appare chiara la comune visione dei due. In questo parco, l'architetto Caregaro Negrin porta a massimo compimento il sogno dell'architettura integrata, con penetrazione tra tecnica, spiritualità ed estetica. Alla base un'enorme fiducia nella capacità intellettuale dell'uomo, motore di ogni progresso. Grato al titano Prometeo per il dono del fuoco, questo uomo nuovo rinuncia al giogo della tradizione per emanciparsi come Homo Faber, in grado di forgiare la propria ruota della fortuna. Se siete nella stagione giusta, la visione sarà inebriata dal profumo dello smanto. Dove si trova la pianta? Si informano i signori passeggiatori di fare attenzione alle segnalazioni sul pavimento, ai paletti con arac, che indicano la fine del percorso accessibile, oltre la vasca. Torna indietro. Attenzione alla pendenza del terreno. All'ingresso troverai un altro sentiero accessibile.